Bene, ciao ragazzi. Allora, oggi proviamo a fare sta diretta. Qui c'è di nuovo vento, mi sono messo un po' qua a riparo di una barca di pescatori e tanto voglio vedere se mi vedete, mi sentite, se qualcuno si connette, perché oggi la linea qua ha sempre creato qualche problema. Quindi prima di partire con la diretta voglio vedere se qualcuno, bene, ho visto che uno si è già messo in connessione, due, perfetto, dai, speriamo che tutto vada bene, che ho anche capito che questa compagnia telefonica Airtel che utilizzo qua nell'India qua del sud, normalmente va bene neanche farlo apposta, proprio questo paese, quella dove recepisce paese, questo villaggio che recepisce di meno, dovrei cambiarla, però adesso non ne vale più la pena perché mi hanno già sintonizzato su questa, quindi ho sempre qualche difficoltà che forse ho capito che con un'altra compagnia non avrei. Bene, allora, come avete visto, il ciao Monica, ben arrivata. Come vi ho messo nel titolo, le ossa fanno male, e poi vi ho messo parentesi ai produttori di crocchette. Ecco, questo è un po' l'argomento che vi vorrei parlare oggi, però per collegarmi a questo argomento, adesso mi sono, ve lo dico subito, mi sono messo in un posto un po' posticcio che non so se mi lasceranno qua stare, vedo già una che arriva, perché insomma qui è un po' particolare la storia, comunque vedremo. E vi dicevo, allora, in sintesi il discorso qual è? Il discorso è che per collegarmi a questo tema che vorrei trattare oggi, vi vorrei prima parlare un po' di alcune osservazioni che ho fatto qua, ma specialmente ancora questo progetto umanitario Dogaren Children, com'è che mi è venuto in testa? Voglio dire brevemente, perché poi c'ha un reale nesso con l'argomento che voglio parlare oggi. A proposito, vi volevo dire, abbiamo già raccolto abbondantemente i soldi per la fossa settica, che sarebbe appunto la fossa biologica di questa scuola, non domani che venerdì, sabato, perché si devono svolgere un po' di pratiche burocratiche, incontreremo di nuovo i responsabili, io ho già scritto anche al fondatore di questa organizzazione e faremo la seconda consegna, però ci sono altre novità, probabilmente riusciremo anche ad assolvere al secondo progetto, che è quello di poter acquistare a questi 200 bambini che ruotano attorno a questo centro del materiale completo, perché loro possono ultimare gli studi, che dovrebbe essere attorno a 500 rupie, che dovrebbe essere sulle 40 euro, adesso bisogna calcolare che un euro è 77-78 rupie, dipende dal cambio, e credo proprio che invece di uno, siccome siete stati dei super grandi, ancora oggi tanti amici mi hanno chiamato, continuo a ricevere soldi, al che c'è mia moglie anche un po' in difficoltà, perché cosa accade? Che è pur vero che voi me li mandate, ma li mandate in Italia, qui sono veramente impediti in questo, quindi noi avevamo portato dei soldi in contanti che volevamo destinare a sto centro e li abbiamo messi, ma nello stesso tempo poi ne abbiamo che ci servono a, come dire, a vivere noi, e dobbiamo prima prendere i nostri e fare tutti questi progetti. Infatti mia moglie si sta già, come dire, allarmando un po', vedendo come possiamo in qualche modo spostare dei soldi, ma non siamo attrezzati dall'Italia qui, e qua è un po' tutto difficile, perché noi dobbiamo anticipare i nostri, è vero che gli altri sono in Italia, ma non vorremmo poi che la gente si occupa del nostro progetto umanitario che ci hanno sbattuto dentro perché non avevamo più i soldi da pagarci l'albergo. Comunque stiamo in qualche modo come dire, risolvendo anche questa cosa. Domani dobbiamo andare in una città qui che risolvere problemi da noi facili, quindi qua è sempre tutto difficile. E quindi abbiamo già superato abbondantemente quello, credo che arriveremo a fare anche il secondo progetto, quindi siamo al settimo cielo, super entusiasti eccetera, di conseguenza sabato non so, magari se riuscissi mai a collegarmi, perché abbiamo l'appuntamento
alle 3, quindi 3 e mezza in diretta del pomeriggio, sono le 10, bah, chissà, o faccio un filmato, magari se riuscissi a collegarmi anche in diretta, se prende il telefono dal centro, perché siamo in un villaggio, insomma, che è un po' su una montagna, non so se prende di più o di meno, perché a volte la situazione telefonica non si capisce mai bene com'è. E vi dicevo, quindi quello tutto a posto, no? Quindi non c'è bisogno che i soliti barboni della cinofilia, mendicanti delle informazioni 010 mettano io lo farei, ma non i soldi. Non fatelo, non. C'ho già avuto un sacco di gente che senza fare tante parole mi ha mandato più soldi, ci ha quasi messo in difficoltà perché l'abbiamo ricevuto. Quindi voi barboni non sentitevi in colpa, non è il caso che mi dite che se fossero altri momenti lo fareste anche voi, non fatelo, perché sennò poi se veramente non potete mandare 20 o 30 euro per i bambini, o non potete andare a servire un giorno magari in una pizzeria, dire lavoro stasera perché poi li mando i bambini, e poi l'altro progetto lo devo fare con voi, invece di aiutare i bambini dell'India mi segnalate nome e cognome e vi devo fare una colletta per aiutarvi voi, i barboni, no? E quindi non mandatemi commenti, noi non abbiamo chiesto nessuno, inizialmente volevamo farlo solo noi. Poi abbiamo deciso di condividerlo con altri perché abbiamo tanti amici dei cani che hanno detto meno male che l'hai fatto, per noi è un piacere perché noi abbiamo sempre fatto una comunità, questi corsi, la federazione, penso di essere l'unico allevatore che ha sempre messo insieme tanta gente, non ho mai temuto che le persone si parlassero fra loro, qualcuno poi si è coalizzato, se n'è andato, ma quello è poi il discorso che fece tutte le organizzazioni, ma noi siamo uno zoccolo duro di persone che basta senza finire la frase, fortunatamente fra i miei clienti ho tutte persone che non sono barboni, tutta gente che siccome li proteggo in ville e hanno paura delle rapine, solo oggi un primario di un ospedale mi ha mandato soldi, l'altro giorno mi ha mandato una cifra quasi imbarazzante un cardiologo, e insomma mi stanno arrivando soldi da persone che dicono se ci sei te, non c'è. Quindi soldi ne abbiamo già. E quindi non c'è il caso che mi scriviate questi commenti strappalacrime, che se fossero altri momenti lo fareste anche voi. Una cosa ridicola, 50 euro li potreste mandare, ma siete i barboni che non avete mai partecipato a niente, siete di 010, di conseguenza non è il caso che voi intervenite. Bene, quello che vi volevo dire in quattro parole era, è praticamente come è nata questa iniziativa Dogare in Cidre, perché alla fine sono. Perché? In India abbiamo fatto questo viaggio, uno per fare questo studio che io sapevo che insomma l'India come Asia meridionale io l'avevo frequentata tanti anni fa, sapevo che come potevo liberamente studiare branchi di cani numerosissimi come qua non lo potevo fare per nessun motivo. Qua ci sono alcune religioni a grande, vi vedo tutti, Giovanni, Massimiliano, ho già visto un casino però non vi vedo tutti, ho visto che siete di Rocco, tantissimi che vi siete collegati. Grazie dei saluti, eccetera, eccetera. Mi sono arrivati un sacco di complimenti. Mia moglie dice: Ok, ma i bambini dei complimenti non li bastano, però a me fanno anche piacere i complimenti. Non siamo per niente persone speciali, anzi, mia moglie a volte dice: Perché sei così antipatico? Io gli rispondo: Ma perché sono già onesto, visto che sono già onesto, perché devo anche essere simpatico? Almeno la libertà di essere antipatico potrò prenderla. Intanto c'è un sacco di clienti, anche se sono antipatico, ho clienti e basta che chieda soldi, la gente insomma me li manda. Di conseguenza non ho neanche questa necessità di essere commercialmente così simpatico. Quindi, perché abbiamo deciso di fare questa iniziativa? Sono venuto qui a studiare i cani, ma poi avevo fondato, ho fondato un po' di mesi fa questa Dogare and Children e volevo fare questo progetto in India semplicemente, primo perché mi piace l'India, che c'ero già stato 20 anni fa, secondo perché in Africa lo fanno già tanti, terzo perché qui ci sono queste culture che mi interessano tantissimo per tanti motivi, c'è questa bellissima, ad esempio in quella scuola lì convivono musulmani, hindu. Dunque, musulmani indù è un'altra religione che non mi ricordo, non ci sono cattolici. Musulmani indù è un'altra che non mi sta venendo in mente e convivono pacificamente, sia bambini, sia famiglie che portano i bambini, sia insegnanti, anche questi insegnanti, ed è una cosa meravigliosa. In altri posti troppo fondamentalisti che vogliono monoteisti, forse si chiamano, vogliono solo una religione, non mi piace. A me piace molto l'India perché, ah, ecco, mia moglie mi sta dicendo, vedi che la tecnologia è veramente pazzesca, dice chiedi i 20 euro. Il 5 febbraio abbiamo ricevuto da una buon'anima 20 euro
perché noi, il motivo per il quale ho nominato i nomi e non cito chi ci ha mandato, noi abbiamo ricevuto anche 500 euro, immaginatevi, perché non vogliamo fare differenza, questa discriminazione, a noi ci è bastato l'impegno, per quello che mi fate cagare, voi che mi scrivete, fossero altri momenti lo farete, fate gli indiani, visto che io sia in India, fate gli indiani come avete già sempre fatto, che cioè mi chiedevate un sacco di domande, come facevo un videocorso per paura che vi chiedessi di acquistarlo, sparivate, finiva la promozione di nuovo, continuate a fare gli indiani così, mi irritate solo inutilmente e fate in modo che dia il peggio di me stesso. Quindi ecco, invece c'è qualcuno, ma più di uno, parecchi, che mi hanno dato i soldi, non mi avete scritto nome e cognome, un po' che li abbiamo recuperati e tutto, ma ce n'è uno che vi dobbiamo fare la ricevuta di 20 euro, se tu senti, chiunque sia, mandami nome e cognome, perché noi non vogliamo che ci rimanga manco un euro fuori delle ricevute, per una questione proprio di trasparenza, ma siamo partiti così, come ho sempre fatto io in trasparenza, no? Cioè, perché ho fatto la federazione, perché tutti i clienti si parlassero, a me non piacciono i sopterfugi, mi piace mandare a fanculo la gente, diglielo in faccia, vivo da Dio, il motivo che sono sempre sereno è quello, sono sempre stato così fin da subito, quindi 20 euro ci sono arrivati e non sappiamo di chi è, e siccome qua con 20 euro potremmo mangiare anche due o tre cene, ma non le vogliamo mangiare alla vostra faccia, mandatecelo a dire, perché dobbiamo fare questa ricevuta provvisoriamente per consegnare ai bambini, l'abbiamo fatti come le avessimo versati noi, ma poiché non le abbiamo versati noi, se tu senti, chiunque tu sia, che hai versato 20 euro e non mi hai mandato il nome e cognome, io non sono il mago Ronzo che posso solo il potere della mente capire, devi mandarmi a dire su WhatsApp il numero, ve l'ho già detto, che hai versato queste 20 euro, mia moglie, che lei è la contabilità, se ce l'hai di mezzo è proprio nata a ragioniera, quindi con lei non si scherza mai, di conseguenza lei vuole che tutti i conti tornano, e quindi mandatemelo a dire. Quindi vi dicevo, questa iniziativa com'è nata praticamente? Che io l'ho copiata, si può dire, perché un giorno sento che c'era una persona che aiutava dei bambini, non so in che posto del mondo, e diceva: questa associazione la faccio funzionare semplicemente sensibilizzando le persone che invece di sprecare un sacco di soldi inutilmente, noi ne sprechiamo chissà quando, chissà quanti, e possono mettere da una parte, li possono destinare a queste associazioni, si trovano meglio, a volte si tolgono dei vizi che si vive pure meglio, si ravvedono a volte per tutta una serie di cose, eccetera. E io che in quel momento avevo già un mezzo progetto, ho detto: ma perché non creare un progetto, appunto, che dica alla gente: perché dovete buttare via tutti questi soldi inutilmente per i cani, che fate vivere peggio i cani se li trattate come bambini? Ecco perché si chiama... Ciao Sara, ben arrivata. Ecco perché si chiama Dog and Children. No, i cani non sono bambini, vogliono essere trattati da cani, gli stanno sul cazzo tutti i padroni che li trattano come bambini, però siccome questi invece sono in qualche modo, come dire, elogiati da chi vogliono sottrarli i soldi, questi si sono abituati a spendere, a sprecare un sacco di soldi per i cani. Io ho detto: se noi gli insegnassimo a questa gente a far vivere meglio i cani, nello stesso tempo sono più felici i cani, loro spendono meno soldi se vogliono, perché non c'è mai niente d'obbligato, si potrebbero sentire molto gratificati nel sapere che hanno contribuito per evolvere delle persone, dei bambini, insomma, delle comunità. Vi ho messo, andate a vedere, vi ho fatto un po' un video di dove vivono questa gente, insomma non ci vuole tanto a capire che gli serve una mano, e l'unico modo, mi è piaciuto molto sto progetto, è quello, prendere i bambini, cercare di dargli un'istruzione, che si evolvano, loro li seguono da quando li prendono in strada fino, se hanno la possibilità, fino all'università, perché poi di lì diventano un esempio per il villaggio, loro stessi si affermano, diventano un po' dei leader. Invece perché non si danno i soldi direttamente alle famiglie? Ma perché i fratelli più grandi li prendono e si comprano il motorino quando vedono questi soldi, chi gli frega del fratello che studia, non ha studiato neanche loro, i genitori li prendono se li bevono magari, va a sapere che cosa fanno, li mettono per la costruzione di un tempio. Quindi l'unico modo è non dare i soldi loro, gestirli, fare delle strutture e cercare di trasferirgli questa cultura. Mi è piaciuto molto sto progetto, spero di poterlo seguire, se non ne sarà questo poi sarà un altro, io devo anche trovarmi in sintonia, per adesso il progetto mi va bene, se poi magari non mi piacerà lo cambierò, comunque per adesso funziona tutta la gara. Quindi copiando questa idea ho creato sto Dog and Children, ma sono venuto in India, non credevo di fare tutta sta cosa, credevo di dovermene solo andare in giro per l'India e trovare un progetto che mi piacesse. Io e mia moglie ci siamo armati di bicicletta,
proprio una cosa semplicissima sulla Lonely Planet, parlava di alcuni progetti, ne siamo andati a visitare due, tre, due non esistevano completamente, prendevano solo soldi, chiedevano solo soldi, ma non c'era, uno c'era manco la casa, sapevano, borbottavano, sapevano che cosa dire i vicini di casa quando gli chiedevamo informazioni. Poi siamo venuti a conoscenza tramite persone che ci devo pensare, di questo, e mi è piaciuto tanto, abbiamo neanche farlo apposta, abbiamo trovato la fondatrice, un inglese, una signora che ha 30 anni che se ne occupa e fa delle fatiche pazzesche, perché i fondatori sono quelli che mettono l'idea, poi devono cercare in qualche modo di far funzionare questa cosa, e quindi siamo andati lì, abbiamo sentito sto odore, io e mia moglie ci siamo guardati e abbiamo detto: senti, ma noi al di là di cosa faremo, perché faremo è come quelli che dicono è 20 anni che la seguo, poi comprerò un cane, come i padri aspettassero poi ancora altri 10 anni. Noi siamo stati abituati subito, io quando volevo i cani subito li ho presi, subito ho fatto recinto, quando non capivo niente di cani subito mi sono fatto le valigie, nessuno era andato in Turkmenistan, me ne sono andati, cioè, affrontando delle difficoltà incredibili, poi ci sono ritornato, così tutto dove volevo andare subito, io parto, voglio agire immediatamente. E allora, siccome mi piacciono le cose fatte subito, ho detto: senti, ma da qua noi ci dobbiamo, possiamo, c'era un odore pazzesco, c'era sta bambina che ho filmato contro tutte le leggi comunitarie eccetera, perché non si può, ho scoperto che i bambini singoli non si possono proprio filmare, perché era una meraviglia vederla lì a mangiare sto riso, veramente mi faceva una tenerezza, poi mi guardava con degli occhi, se guardate bene il filmato ha uno sguardo quando mi guardo così che è incredibile, sono quelle cose che uno dice: ma quasi quasi ti adotto, però magari lei ha i genitori, qualcuno è orfano, qualcuno ha i genitori, però lì nel frattempo c'era un odore che non si poteva sopportare eccetera. Abbiamo detto: noi dobbiamo fare questa cosa, e quindi siccome sappiamo che c'è gente che, qualcuno già me l'aveva detto, sapeva che venivo in India, ad esempio Mauro mi ha detto: senti, tieniti sti soldi, che era uno sconto di un videocorso, dagli ai bambini dell'India. Due o tre altri avevano saputo, mi hanno detto: guarda che se laggiù c'è da fare qualcosa sicuro, che se ci sei te sappiamo che vai, mentre noi te li mandiamo, allora abbiamo lanciato sto appello e siamo stati non solo soddisfatti, mille volte più soddisfatti. Perché vi ho fatto tutto sto panegirico? Per introdurvi sto discorso di oggi, no? Cioè, nel senso, ho catturato un po' la vostra attenzione, forse ho deluso quelli che dicevano: ah, Romano si è smentito, le ossa fanno male, bisogna veramente dargli le crocchette, bisogna fare. Allora, io in questo filmato, come ho sempre fatto, non vi do né diete per i cani, né mi voglio sostituire i veterinari, anzi né vi voglio sostituire i vostri allevatori, voi dovete scegliere loro. Se seguite me, vi dico solo che attraverso tutta una serie di studi che io ho fatto, vi posso solo dire tutte le balle che hanno raccontato fino ad oggi. Allora, la prima cosa è che le ossa fanno male e che invece farebbero bene le crocchette. Questa è una cagata pazzesca, perché se voi andate, cioè solo per una questione meccanica, se voi andate ad esempio dal medico, voi vedrete che la prima cosa che vi dice: mi raccomando, mastichi molto, perché la digestione fa in bocca. Se voi buttate giù come fanno le oche, e dopo, siccome non avete l'intestino delle oche, meno masticate e più fate difficoltà a digerire. Ma non è solo che non digerite, è che durante la masticazione voi preparate gli enzimi, ecco perché i medici dicono masticare tanto, voi preparate questi enzimi che sono pronti ad aggredire il cibo, se lo buttate giù questi sono sempre in difetto, ecco perché fate fatica eccetera eccetera. Quindi i cani laggiù quando slappano, adesso abbiamo creato, una volta non c'era, probabilmente Massimo era riferito all'acqua, quando slappano la loro pappa, i cani randagi non hanno pappa praticamente, è ben diverso da quando masticano le ossa, quando prendono una preda ad esempio. Vi potrei dire che ad esempio molti studi che ho fatto sui lupi, per i lupi è proprio partito preso, hanno un'intelligenza naturale che non gli ha insegnata nessuno, dicono: catturiamo una preda e bene, se la mamma ha diritto a mangiare parte di carne eccetera eccetera, la mangia, poi la regurgiterà lei se vorrà i suoi cuccioli e lei decide cosa fare. Laggiù dove sono già più cuccioloni, la mamma si tiene il cibo per lei, anche perché si deve nutrire, che il prossimo calore farà un'altra cucciolata, e i cuccioloni che gli rimane? Solo le ossa. Ed è proprio lì la cosa geniale, la prima cosa che ho scoperto: perché rimane le ossa? Perché la proteina, il male dei nostri cani, perché noi li ingrasciamo e li creiamo un sacco di problemi alla struttura, invece loro all'inizio non hanno bisogno di tante proteine, hanno bisogno di calcio, hanno bisogno di sostanze che ad esempio ci sono nel midollo, sono eccezionali eccetera. Alcune cose me le hanno insegnati i gatti,
Quando all'inizio mia moglie dava ancora il mangime ai gatti, noi mettevamo il mangiare per i cani, i gatti si facevano uccidere per andare a prendere. Gli davamo i colli di pollo, loro mangiavano la testa e il cervello, al che mi sono interessato un po', e il becco ad esempio. Ho scoperto componenti, perché io quando penso qualcosa, non che vado a chiedergli a uno, vado a chiedergli a tutti. Poi ad esempio avevo amici biologi, ho voluto che mi dicessero bene che cosa composti aveva il becco e tutte queste cose. Quindi i lupi fanno questo, li lasciano solo le ossa, i lupi sono veramente micidiali. Qualcuno dice, no, ma è inutile che tu continui a dire che i lupi non sono cani, i cani non sono lupi. Allora io ho fatto poi due studi. Ma il primo non ho dovuto studiare tanto, è stata una cosa logica, no? Perché gli stessi biologi poi in base a cosa, i soldi che a volte prendono, fortunatamente non sono così, dalle case di mangime, le case farmaceutiche cacciano un articolo piuttosto che un altro. Gli stessi biologi che magari hanno detto i lupi non sono cani sono gli stessi che poi là dove c'erano soldi hanno preso dei soldi dai progetti dove dicono il male, ed è un'altra balla assurda, solo una speculazione, il male dei lupi è che si ibridano coi cani. Cazzo, ma qua tutti i lupi del mondo si sono sempre ibridati coi cani, come fanno a ibridarsi con 3 o 4 cani spelacchiati che avremo in Italia, in tutta Italia, e non siamo riusciti mai a rovinare la specie qui dove ci sono, diciamo, degli stermini di cani randagi. A proposito di quello, mi parlava un altro giorno uno che qui ci sono stati degli inglesi che praticamente sono morti, e questi cosa hanno fatto? Sono morti gli inglesi, avevano un labrador, hanno aperto la porta e detto ciao ciao, e qualcuno si sono accoppiati. Dicevano non ce l'hanno fatta a resistere, o si sono resistiti in pochi questo meticciamento. Qua il meticciamento è molto difficile, anche se porti un cane di razza, perché quelli che poi nascono da questi incroci poche volte sopravvivono. C'è 2 o 3 là, no, sono pieni di ironia demodetica, non riescono a curarli a nessun modo perché non hanno la tempra di sti cani, non ce la fanno praticamente a campare. Ciao Roberto Compiani, vi vedo, ogni tanto ne vedo uno, vi saluto, ma vedo che vi aggiungete in molti. Quindi il primo studio non ho dovuto andare tanto lontano per farlo, bastava vedere, creavano tutti questi progetti che il cane e i lupi si accoppiano, e come cazzo fate a dirmi dall'altra parte che il cane non è lupo e il lupo non è un cane? No, ma basta andare a vedere, diversificano pochissimo di geni. È stato un periodo che poi si erano talmente cotti il cervello che dicevano che i cani dovevano essere vegetariani. Anch'io sono vegetariano, per una questione etica, non deve esserlo il cane, cioè gli esseri umani sono, se vogliono ragionano, possono prendere delle posizioni, i cani vivono di questo. Volevano farli, siccome i mangimi costa molto di meno mettere i carboidrati, volevano farli diventare quasi vegetariani. Poi fortunatamente adesso sempre di più, ma lo sono anche nati questi studi a favore, io sono vegetariano, ma ci sono sempre più delle versioni che dicono che i carnivori forse campano più a lungo, ma io bado alla qualità della vita. Io mangiassi carne vivrei una qualità di vita inferiore, non mi piacerebbe, non mi sentirei realizzato, ma sulla quantità di vita è probabile che se siete carnivori campate di più dei vegetariani, perché noi mangiamo tanti carboidrati e sembra un po' come quelli che a un bel momento vogliono lanciare il gelato e fanno scrivere da qualcuno, da una rivista scientifica, il gelato fa bene. Ma cazzo fa bene? Come cazzo fa a far bene il gelato? Io tra l'altro li mangio tutti i giorni, che lo zucchero hanno già stabilito tutti, è uno dei più grandi veleno. Il latte, la caseina del latte, ci sono studi in tutto il mondo, compratevi i libri. Campbell ad esempio, uno è autore, un ricercatore americano famosissimo, ha detto che il più grosso problema che abbiamo all'organismo ce lo porta la caseina del latte. I gelati sono caseina più zucchero, io me lo mangio tutti i giorni perché sono un goloso, sono un mangiatore cereale di gelati, ma non mi illudo che faccia bene. Quindi tanta gente, e nello stesso modo tanta gente oggi crede che le crocchette fanno bene. E ritornando al discorso di prima, diceva, la prima è bastata vedere, dice no, ma tu continui a dire cosa fanno i lupi, tutti gli studi che hai fatto, ma non c'entrano niente con i cani. E mica tanto non c'entrano, perché al di là di tutte le cose, dei protocolli scientifici che hanno scritto i Coppinger, che fino a prova contraria oggi sono stati quelli come biologi a livello mondiale che hanno fatto più studi in assoluto sul cane, che hanno detto che invece sono proprio uno il discendente dell'altro, poi hanno guardato tutte le varie parti del DNA eccetera, ma sono talmente simili che si accoppiano. Infatti chiedete fondi, voi che dite quello, alla comunità europea, perché è lì che vi conviene dire che proteggete il lupo, invece ve ne sbattete il cazzo anche del lupo, vi interessano solo i fondi. E allora dite che bisogna togliere il randagismo, bisogna togliere questa ibridazione. Ma se il lupo non è mai scomparso qui dove ci sono solo cani randagi, ovunque nel Bhutan
per parlare di India, ma nel Nepal, nel Tibet, ovunque, in tutti i posti, in Mongolia ci sono solo cani a randagio ovunque, quindi sono quelle cagate che va bene vendergliele a chi non studia un cane, ma sono difficili da digerire chi si occupa di quello. Poi ho fatto questa collaborazione, più che collaborazione ho studiato con lui perché lui aveva poco da imparare da me, da con Kurt Kochel, che è questo docente dell'Università di Vienna, che lui studia solo tutto ciò che può diventare domestico il lupo. Dopo un po' ci siamo lasciati senza litigare, a volte ancora ci sentiamo, però a me questi studi, queste forzature sul lupo non mi piaceva, ma lui mi dimostrava, mi ha dimostrato mille volte che se tu segui un protocollo riduci il lupo quasi a diventare un cane. E quindi lupi e cani non c'è sta differenza, una bala atroce. Quindi le ossa, ma così come anche gli avanzi di cibo che tutti non vogliono dare, cioè, ha iniziato a dire le ossa come dire, fanno male perché dopo si bucano l'intestino. Cazzo, ma i cani hanno l'esofago, cioè se i cani non hanno questi succhi gastrici, dovete darglielo ovviamente crude come mangiano questi, questi vivono solo di lische di pesce, quindi immaginatevi se voi dareste lische di pesce qua, i pastori quando vi dico gli scarti, pensate mica che gli danno i pesci o li vendono freschi o li fanno essiccare e se arriva un cane lo prendono a bastonate. L'altro giorno mi ha chiesto, ma i cani non si mangiano i pesci? No, loro in realtà li coprono, li fanno assicare durante il giorno e stanno lì a guardare e ad osservare. Poi forse c'è anche qualche cane che ne mangia qualcuno, però gli piace più fresco e allora, siccome quella è una riserva di cibo, è un po' come la stessa cosa delle pecore. Si mangia al fresco di tutti i giorni, non gliene frega niente di quello essiccato che ha meno qualità. Non so neanche se gli spargono dell'acqua salata, forse che lo aiuta a essiccare, non so il procedimento. E dicevo, di conseguenza, come potete pensare, l'intestino non sarà mica direttamente l'intestino, se gliele fate cuocere, se voi avete dei cani che hanno dei succhi gastrici, che sono neanche in grado di nell'esofago, di aggredire, diciamo, di sciogliere in poltiglia le ossa, avete cani problematici, non sono le ossa che hanno creato dei problemi ai vostri cani, che erano talmente fragili, non comprateli mai più, dalla selezione, perché ve lo siete comprati bianco e nero, o nero, solo marrone, o tinta miele, o nero focato, di tutti i colori, a pois di tutti i colori, e che fuori sembrava un cane ma dentro non c'era più niente dell'animale, quindi non era colpa delle ossa. I miei cani mangiano cani, quando sono cuccioli do quasi solo ossa che gli fanno benissimo, non mi è mai successo nulla. E poi la masticazione è una cosa spettacolare, voi vedete che crescono alla grande, e poi pensate di quando eravate bambini, ma vedevate le vignette e i disegni che sono storici del cane col sacchetto di crocchette in bocca o il cane con l'osso in bocca, come abbiamo fatto a spazzare tutto, veramente vi fate fare un lavaggio del cervello incredibile. Quindi ciò che mi teneva a dirvi oggi, perché oggi è stata una mattina dove vedevo i pesci, no? Anche dei pesci grandi li disossano, buttano, è venuto qua un mio amico a salutarmi, ciao bello, ciao, guardatelo un po', ve lo faccio vedere, lui è venuto qui a assistere a questa diretta, lui è un bravo maschietto che ha imparato a convivere molto bene, eh? Non guardate che coda che ha, non è per niente sottomesso, però ha capito che gli esseri umani gli servono qualcosa e se la sa cavare alla grande. Vi vorrei parlare di tante cose, ad esempio qua arrivano i turisti da andare a mangiare a sti cani e della morte assicurata, e poi questi fra 20 giorni se ne vanno a casa, arrivano i monsoni, questi sono completamente rincoglioniti, se invece di andarselo a cercare hanno preso il mangiare, però è così, no? Cioè non è che puoi cambiare il mondo, c'è qualcuno che viene qui, ho visto oggi una signora andava, se la prendeva con tutti i pescatori che la guardavano come fosse un astronauta, io un po' l'inglese lo capisco, non molto, ma a quei livelli lo capisco, e ce l'aveva perché facevano lavorare le donne, portare i pesi, questi le guardavano come fosse uscita, che fosse un mostro. Quindi qui si deve venire a osservare, rispettare le loro tradizioni, non cambiare niente, semmai fare qualcosa, se qualcosa può in qualche modo migliorare senza cambiare loro si può fare, ma questa è la loro terra, vanno avanti da tanto tempo senza che noi non facciamo niente. Questo progetto sui bambini mi sono convinto che serve, che se li aiutiamo è meglio, però aiutare tutto ciò che vive in un certo modo anche con loro, io un po' di perplessità ce l'ho, però nello stesso tempo mi piace vedere sti bambini, poi sono stato preso un po' di cuore, no? Ho sentito sto odore, mi sono buttato in sto progetto e adesso ormai sono lì, mi sono già affezionato ad alcuni. Volevo dire in queste cose, se non potete aiutarmi non me ne può fregare di meno,
seguite le mie dirette, vivete sereni, non innervositemi solo a dire che se poteste mi aiutate. Queste sono balle, io gli ipocriti li odio e vi detesto. Se lo mettete ancora vi cancello anche dalla pagina, perché non è vero che se voleste bene sbattete le palle, non c'è un problema, non siete obbligati. Io manco io pensavo di aiutarli, non ho aiutato io 1000 progetti, tante volte mi arrivano ste buste e butto tutte nel cesso, sono sereno e non me ne frega adesso. Quindi siete state tranquilli, cioè non fate solo gli ipocriti se non mi costringete a dovervi cancellare dalla pagina. E secondo quello, iniziate a dare serenamente le ossa ai cani, che non vi succederà mai niente, perché non c'è nessuno studio scientifico. Le cose che scrivono ogni tanto, se le vedete, sono pilotate, ci sono dei biologi che muoiono di fame e scrivono dei riarticoli sulle riviste scientifiche che poi smentiscono, ma se andate a vederle poi c'è forse, ci sono 1000 condizionali, quindi non è assolutamente. E forse se vi fate un po' furbi, non vi fate fottere tutti i soldi da sta gente, magari ne avanzate qualcuno senza passare tramite a me. Questo è il progetto, la cultura di Dog Arena Children, e cominciamo a aiutare delle situazioni dove c'è bisogno veramente. Ok, come sempre vi ringrazio tanto per avermi seguito. Chissà, sarebbe bello riuscissi domani. Voi provate a stare attenti attorno alle 10:30, perché là sono mezzi un po' particolari, cioè nel senso, io conosco bene il fondatore, ma poi qui bisogna stare a tutta una serie, tu se vieni dall'estero fondi una cosa qui, poi devi sottostare a chi ti dà dei regolamenti, in base a cosa gli salta in mente, a loro decidono meno. Però là saranno le 3:30, togliendone 4:30, cosa vuol dire? Se ne tolgo 3:30, mezzogiorno, verso le 11. Verso 10:30, 11:30, può darsi che riesca a mettermi in diretta. Voi state attenti, se no vi faccio un filmato e ve lo faccio poi vedere. Ok, grazie mille che mi avete seguito anche oggi, e continuate a seguirmi, perché vi ho messo anche un po' di foto belle. C'era un branco che dormiva, oggi l'ho fotografato e con un po' di paura, ma ce n'era uno sveglio, se no si alzano di colpo, si spaventano. Ah, tra l'altro, ultima cosa vi voglio dire rispetto al discorso di ieri, vi dicevo che le femmine sterilizzate, i maschi sono pericolosi. Pensate, stamattina fortunatamente c'ho sto bastoncino che sarà 40 cm, una canna di bambù, loro si spaventano, ce l'avevo in mano perché mi ha attaccato di nuovo una femmina improvvisamente, era anche abbastanza grandina, nera e bianca, perché guardate, adesso c'è la bassa marea, quindi loro sono dalla parte della foresta, ma stamattina è proprio incredibile, erano in difficoltà anche i pescatori, c'era un'alta marea, quindi c'era un pezzo di spiaggia che era largo 4-5 metri, poi c'era già la foresta, c'erano i pescatori un po' lì in mezzo a bagnomaria, un po' si spostavano, e quindi eravamo proprio obbligati a passare tutti vicino ai cani. I cani insomma facevano a volte dei piccoli agguati, invece oggi si può passeggiare bene perché il mare. Va bene, ciao ragazzi, a presto. E sì, vi ringrazio tutti quelli che mi avete aiutato e mi avete mandato fin troppi soldi, che adesso ve l'ho detto, sono un po' in difficoltà, però la soluzione la troveremo. Vi saluto, ciao, a presto.